20:30 di nuovo, buonasera dagli studi di TG 2000. La politica in apertura, il testo della manovra alla prova della fiducia alla Camera. L'ok definitivo dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma nell'aula di Montecitorio non si placano le polemiche e le proteste da parte dell'opposizione. Le ultime in diretta da Augusto Cantelmi. Augusto, a te. Eccoci, buonasera, buonasera a tutti. Sì, si continua ancora a votare, siamo alla seconda chiama, come si dice, al secondo giro di votazioni, ma lo ostruzionismo prosegue perché sia Forza Italia sia il Partito Democratico ancora non votano, aspetteranno probabilmente la fine del secondo giro, tutto in una giornata anche ad alta tensione, non come quella di ieri, ma certamente non sono mancate le proteste in aula, presente anche il Presidente del Consiglio Conte e il Vice Di Maio, soprattutto in aula si sono fatti notare quelli di Forza Italia con una manifestazione molto pittoresca, tutti con i gilet blu con la scritta giù le tasse. Il Partito Democratico invece ha preferito, oltre all'ostruzionismo in aula, la piazza con un sit-in dei militanti. Ma andiamo a vedere, a ripercorrere questa giornata. Ricordiamo che il voto finale dovrebbe arrivare intorno alle 21, domani il voto sul provvedimento. Vediamo il servizio e la linea poi allo studio. Dopo tre voti di fiducia la manovra si avvia a diventare legge per concludere l'iter parlamentare. Manca solo il voto di domani sul provvedimento. Ma tra maggioranze e opposizioni è muro contro muro. Dopo la giornata di ieri, anche quella di oggi è caratterizzata da proteste come quelle di Forza Italia in aula con i deputati che indossano gilet blu con scritte contro la manovra. Per favore, levatevi le pettorine, chiedo agli assistenti parlamentari di intervenire. Avete umiliato decine di migliaia di associazioni di volontariato, milioni di silenti eroi civili premiati oggi dal presidente Mattarella imponendo centinaia di milioni di tasse. Il Partito Democratico ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale, mentre i militanti Dem si ritrovano in piazza Montecitorio per un sit-in di protesta. E naturalmente, oltre che la compressione del ruolo del Parlamento, c'è una manovra che purtroppo rallenta ulteriormente un'economia che già da alcuni mesi sta frenando. Manovra invece difesa dal Presidente del Consiglio Conte, che blinda il reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni, assicura sul taglio delle tasse e ammette di aver sbagliato sul raddoppio dell'IRES al no profit, mentre dal Ministro dell'Interno Salvini arriva una secca smentita sull'ipotesi di rimpasto di governo, non esclusa invece da Conte. Squadra che vince non si cambia, chiosa il leader del Carroccio. E dopo che nei giorni scorsi era circolata con forza la notizia di un rincaro dei pedaggi delle autostrade, ora sarebbe in arrivo una retromarcia sempre da parte del governo. Si va infatti verso un blocco degli aumenti, lo riferiscono fonti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ma l'altra notizia che interessa gli automobilisti riguarda l'installazione di nuovi tutor su 8 autostrade. Vediamo dove, con Leonardo Possati. Tornano i tutor su 8 autostrade italiane dopo che nel luglio scorso il sistema di controllo della velocità è stato reintrodotto su 22 tratte in seguito allo spegnimento su tutta la rete di autostrade per l'Italia ordinato dalla Corte d'Appello di Roma per via di una disputa legale persa con l'azienda Kraft. In nemmeno 6 mesi dunque quasi l'intera rete è stata rimpiazzata. Interessate dalle nuove installazioni sono, lo dicevamo, 8 nuovi tratti di autostrade. Si comincia con la A10 tra Albisola e Celle Ligure. C'è poi la A1 tra Badia e Firenzuola, tra l'allacciamento per Roma Sud e Colleferro e fra San Vittore e Caglianello. Mentre sulla A26 fra Masone e Massimo Risso. Sulla A14 invece tra Faenza e Forlì, tra Cesena e Valle del Rubicone e tra Valle del Rubicone e Rimini. Poi la A16 tra Monteforte e Avellino Ovest e infine la 30 tra gli svincoli di Sarno e Nocera Pagani. Il nuovo sistema del tutor, composto solo da telecamere di nuova generazione più precise nella rilevazione dei dati e progettata appositamente da Autostrade Tech, mira a rendere più sicure le nostre autostrade. Basti pensare che il precedente sistema introdotto in Italia nel 2004 ha ridotto del 70% il numero dei morti sulla rete autostradale.
Una bella storia adesso che arriva dal Bolognese, dove un migrante irregolare con permesso di soggiorno scaduto da alcuni mesi è andato dai carabinieri per consegnare un portafoglio pieno di soldi che aveva trovato per strada. Sentite, Caterina Dall'Olio. Ha trovato proprio in questo punto un portafoglio smarrito pieno di soldi, carte di credito e documenti. L'ha raccolto, l'ha portato qui, nella stazione dei carabinieri vicino al comune, e l'ha consegnato alle forze dell'ordine. Una storia lineare di quello che dovrebbe succedere ogni qualvolta si presenti una situazione analoga, ma che le cronache o semplicemente l'esperienza ci hanno insegnato non essere affatto scontate. E pensare che il protagonista di questa storia, che è successa a Vergato, vicino a Bologna, è questo ragazzo di 30 anni, arrivato in Italia dalla Nigeria nel 2015, a tutti gli effetti clandestino, visto che il permesso di soggiorno gli è scaduto quest'estate. Quindi avrebbe avuto almeno due buone ragioni per non fare quello che ha fatto. La prima, meglio rimanere alla larga dalle forze dell'ordine, visto che l'azione conseguente è l'espulsione. E poi i 205 euro contenuti nel portafoglio gli avrebbero garantito la sopravvivenza per almeno una settimana. Penso che per ottenere un permesso di soggiorno non bisogna fare degli atti eroici, bastano dei gesti normali, ma dei gesti come questo sono gesti importanti. Invecato Isue. Le persone di Vergato mi hanno dato ospitalità, cibo, non farei del male a un nemico, figuriamoci a loro, quindi certo l'ho restituito. As I saw something is not for me, so I give to the owner. Insomma, la cosa più naturale del mondo a sentire lui. E con altrettanta naturalezza, oggi è tornato a essere il ragazzo di ieri, senza permesso di soggiorno e quindi lavoro e residenza, a chiedere qualche spicciolo all'uscita dai bar. C'è da augurarsi che alla sua azione, che tutto sommato nessuno si sarebbe aspettato, ne segua un'altra che invece tutti ci aspetteremmo, che gli venga data una mano a regolarizzare la sua posizione. Gli esteri, il giorno dopo l'esplosione di un bus turistico che in Egitto ha provocato la morte di 4 persone, 40 terroristi che stavano pianificando nuovi attentati sono rimasti uccisi in 2 raid. Antonio Soviero. Dopo l'ennesimo attacco contro i turisti, la polizia egiziana questa volta reagisce subito e ammazza 40 presunti terroristi. Le forze di sicurezza colpiscono nella notte, a poche ore di distanza dall'attentato nei pressi delle piramidi di Giza, nel quale sono morti 3 turisti vietnamiti e una guida locale. I raid sono avvenuti in 3 punti diversi del paese nordafricano, nella penisola del Sinai, alle porte del Cairo e nella stessa provincia di Giza, ad ovest della capitale egiziana. Ancora non è chiaro se i presunti terroristi morti siano gli stessi che hanno fatto esplodere la bomba artigianale di ieri, che ha preso in pieno un bus turistico non lontano dalla piramide di Cheope, l'unico sito sopravvissuto delle 7 meraviglie del mondo antico. Secondo il Ministero dell'Interno, almeno 30 degli uccisi preparavano attacchi contro istituzioni dello Stato, polizie e forze armate e anche contro obiettivi del settore turistico e luoghi di culto cristiani. Inoltre la polizia afferma di aver trovato armi, munizioni e materiale per fabbricare ordigni esplosivi. Dalla caduta del presidente Hosni Mubarak nel 2011, l'Egitto non riesce a garantire la sicurezza per i turisti e per le minoranze religiose. L'ultimo attentato contro i cristiani copti risale ad un anno fa, quando 2 jihadisti dell'ISIS ammazzarono 9 persone al di fuori di una chiesa nella periferia del Cairo. E nell'anno che si sta per chiudere sono stati uccisi 40 missionari, lo dice il rapporto annuale dell'Agenzia Vaticana Fides, che commemora gli operatori pastorali che hanno dato la vita per la fede. Paolo Fucili. Se un giorno la Chiesa li proclamerà martiri secondo le sue rigorose leggi, questo per ora non è dato sapere, ma i 40 missionari uccisi nel 2018 hanno dato tutti la vita per il Vangelo. Qualunque sia la loro morte, evidenzia il rapporto annuale dell'Agenzia Vaticana Fides. Come Teresca Pangala, 24 anni, si sarebbe fatta suora se i soldati non l'avessero freddata mentre faceva scudo ad una bambina durante una protesta pacifica dei cattolici contro il presidente congolese Kabila, reclamando nuove elezioni. Rispetto ai 23 morti del 2017, documentati anch'essi da Fides, l'incremento preoccupa, soprattutto in Africa, dove i missionari hanno versato più sangue.
Seguono America, Asia ed Europa. Tra i paesi invece è il Messico il più pericoloso con 7 morti, poi Nigeria 6 e i 5 della Repubblica Centrafricana. Nel clima di tensione politica che fa leva sulle divisioni tra cristiani e musulmani, tra loro il vicario di Alindao, ucciso lo scorso 15 novembre insieme ad altre 60 persone, il gesuita peruviano padre Carlos Riudavez Montes, trovato cadavere con braccia e gambe legate e ferite su tutto il corpo, da 40 anni si dedicava agli indigeni dell'Amazzonia. All'altro capo dell'Atlante, nelle Filippine, anche Don Mark Huaga Ventura difendeva i diritti dei tribali contro lo sfruttamento minerario della regione dove abitava. Infine c'è la criminalità, figlia di povertà, corruzione e violenza, dove le autorità dello Stato non arriva e l'opera della Chiesa tra la gente è particolarmente esposta ad agguati, rapine e sequestri, con epilogo spesso un brutale omicidio. Rientriamo in Italia, in Salento, dove oggi è stata inaugurata una serra sperimentale per combattere la xylella, il noto batterio che negli ultimi anni ha provocato gravi danni all'agricoltura. Marcello Favale. Un batterio si aggira per l'Europa e rischia di distruggere intere specie arboree e la xylella, che ha già fatto ingenti danni nella Puglia meridionale, attaccando uliveti, disseccando alberi secolari e giovani e provocando danni economici incalcolabili che si estenderanno per anni. In questi mesi la xylella però si è presentata anche in Francia, in Spagna e in Germania, attaccando mandorli, ciliegi ed altre specie. Per fermare questo flagello bisogna trovare specie più resistenti e per questo la rivista tedesca Merum, tra quelle in prima linea per la difesa dell'agricoltura, ha lanciato una raccolta fondi tra i suoi lettori tedeschi, austriaci e svizzeri per realizzare una serra sperimentale nel Salento. Abbiamo pubblicato un articolo, ha chiesto qui ci sarebbe da finanziare questo. E i nostri lettori fino al giorno d'oggi hanno bonificato 16.000 euro e noi come rivista abbiamo rimesso sopra 10.000 euro. La serra è stata consegnata a Gagliano del Capo al Consorzio Olivicoltori del DOP Terra d'Otranto alla presenza del Presidente della Regione Puglia Emiliano, che ha sottolineato l'impegno nella lotta alla xylella dopo anni di ritardi e contraddizioni sul modo di affrontare il batterio che intanto ha distrutto migliaia di alberi e che continua ad avanzare verso nord nella provincia di Bari. L'obiettivo è quello di trovare delle cultivar autoctone immuni, parliamo dei semenzali spontanei che io ho già selezionato e sono pronti per essere inoculati col batterio per fare quelle prove di patogenicità e per poi certificarle resistenti, speriamo immuni. I ricercatori sono comunque fiduciosi, ma purtroppo ci vorranno degli anni. Anche quest'anno il Presidente della Repubblica indica al Paese 33 eroi civili, i nostri connazionali che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà o nel soccorso. Fra le 33 nuove croci al merito della Repubblica ci sono sportivi, disabili, suore, missionari. C'è la barista rumena che a Roma denunciò i Casamonica che le avevano sfasciato il locale, ad esempio. C'è il sociologo Marco Mizzolo minacciato per la sua attività contro il caporalato nelle campagne del sud del Lazio. C'è Mustafa Elodie, l'ambulante marocchino, la stiamo vedendo, che a Crotone lo scorso 4 dicembre ha salvato la vita a una dottoressa aggredita a coltellate da un uomo. Ancora Antonio Lacava, il bibliotecario ambulante che con un motocarro porta libri e bambini nei paesi più piccoli della Basilicata e della Calabria, dove librerie e biblioteche non ci sono. E una croce al merito va anche a Maria Rosaria Coppola, che su un vagone della Circumvesuviana di Napoli, lo ricorderete, all'inizio dello scorso novembre, difese un giovane pakistano dagli insulti razzisti di un ragazzo. Sentite come ci ha spiegato il senso di quel gesto in un incontro che abbiamo avuto con lei il giorno dopo. Io sono una cittadina, una viaggiatrice della Vesuviana che ha assistito ad un sopruso e non era il primo. Io quando c'è un sopruso intervengo. E lo so, anche le mie figlie mi dicono che probabilmente mi metterò nei guai, però spesso mi capita questo, ma non mi sono mai messa nei guai. Quindi no, non è politico il mio intervento, è solamente a difesa di una persona che si trovava in difficoltà. Tutto questo mi meraviglia tantissimo, perché per me non meritava tanto clamore. Voi ci siete e io sono venuta molto contenta di farlo, ma non vedo l'ora di andare a chiudermi nella mia sartoria. E se scende qualcuno chiudo la porta. E
Complimenti a Maria Rosaria, noi ci fermiamo qui, l'informazione di TG2000 torna puntuale lunedì mattina con la rassegna stampa alle 6.30 e poi il telegiornale a mezzogiorno. Buona serata e buona domenica.